Lisbona e si chiamava Fernando. Un giovane che entrò nei monaci agostiniani. Poi alla fine, lì, sempre a Lisbona, incontrò alcuni frati francescani e decise di lasciare l'ordine degli agostiniani ed entrare poi nell'ordine dei francescani. Da lì prenderà il nome di Antonio. Tra l'ordine domenicano e i benedettini e quelli dei francescani, Antonio venne scelto per tenere un'omelia e gli scoprirono la bellezza e la saggezza del santo nella maniera come lui predicava. Un'altra cosa legata al pane di Sant'Antonio, perché noi benediciamo il pane e lo distribuiamo alla gente. Perché praticamente Sant'Antonio guarì il figlio di un mugnaio e questo mugnaio poi fu talmente riconoscente che gli regalò un grande quantitativo di farina, dove i frati del convento di Sant'Antonio ne fecero dei panetti, i famosi panni di Sant'Antonio, e li distribuirono ai poveri della città. Quindi buona festa di Sant'Antonio, che sia una festa legata all'attenzione verso il prossimo e soprattutto all'ultimo, condividendo il pane. E siamo noi, ci insegna Sant'Antonio, che ci dobbiamo spezzare e dobbiamo diventare pane condiviso per gli altri, in virtù dell'Eucaristia che noi continuamente ci accostiamo durante la celebrazione della Come hai Messa. benedetto i cinque pani nel deserto e concedi a quanti se ne cibiranno con fede di ottenere per intercessione di Sant'Antonio, soccorritore dei poveri, di essere sempre fortificati dal tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio, prega per noi. Professa a tutti. Grazie.